Ciao a tutti, oggi preparerò con voi dei finocchi gratinati al forno squisiti, ricetta semplice da fare come piatto unico o come delizioso contorno per carne o pesce. Iniziamo subito. Per prima cosa bisogna pulire il finocchio, per cui rimuoviamo i ciuffi e le parti esterne e poi lo tagliamo a pezzetti grossi. Mettiamo in uno scolapasta e andiamo a lavare sotto acqua corrente fredda. Lavati per bene i finocchi sotto abbondante acqua corrente fredda, li tagliamo molto finemente. Tagliati per bene i finocchi, li mettiamo su questo canovaccio e li asciughiamo per bene. Una volta asciugati per bene, li trasferiamo in una boule. Aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva, mettiamo il sale, mescoliamo per bene. Adesso aggiungiamo il pan grattato e mescoliamo ancora. Adesso carta forno sulla leccarda, se volete potete utilizzare anche una teglia, una pirofila, quello che preferite. Disponiamo i finocchi cercando di non sovrapporli, quindi adesso li andrò ad aggiustare. Una volta sistemati i finocchi, andiamo a prendere il pan grattato rimasto sul fondo della boule e lo cospargiamo omogeneamente. Messo tutto il pan grattato, andiamo ad infornare per 20 minuti a 200 gradi in forno statico. I primi 10 minuti facciamo cuocere nella parte bassa del forno e come al solito gli ultimi 10 minuti glieli facciamo fare sotto al grill. A tra poco. Appena tolti dal forno, sono ancora fumanti, vado a mettere un po' di parmigiano reggiano grattugiato. Io preferisco metterlo dopo e non in cottura, perché mi è capitato spesso che quando poi vado a gratinare il parmigiano diventa amaro, per cui preferisco metterlo dopo, quando sono ancora caldi, chiaramente. Perfetto, messo tutto il parmigiano, lascio riposare per 4-5 minuti, intiepidire un po' e poi vado a servire. Non mi resta che assaggiare con voi. Sono favolosi, la ricetta è leggerissima, ottima anche per chi è a dieta. Fateli e fatemi sapere che cosa ne pensate, come sono venuti. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!